Miroslav Szymborska. Si dice che la prima credenziale con cui si mostra un poeta è la modestia. Anche se il poeta è un animale narciso che ama rispecchiarsi nel suo riflesso. Il poeta è un eterno bambino che tenta di estendere la propria psiche in un dramma o eclatante o intimista. Gioca con la parola. Però questo non è la Szymborska, che ci dice preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne. E in un altro luogo ci dice preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. Un'altra caratteristica del poeta è che, pur manifestando continuamente se stesso, tende a stare in compagnia, compagnia di qualche tipo, appartenere a un filone, a una corrente, a una metrica, a un indirizzo, a un credo, a una scuola. E invece la Szymborska non ha bisogno di entrare in queste comunanze, semplicemente se stessa. Dice, vorrei che ognuno di noi conservasse il bene più prezioso, l'unicità, quello che è unico, è individuato e non somiglia a nessun altro. Insomma, il bisogno di sentirsi comunque sempre anche individui. E allora, nello scrivere l'epigrafe a se stessa, dice, qui giace come virgola obsoleta l'autrice di qualche poesia, la terra l'ha degnata dell'eterno riposo, sebbene la defunta dai gruppi letterari sia stata vista. È una persona che è modesta, semplice, cosa fa? Vive, vive e pensa, sente, ama sentimenti più semplici ma anche più puri dell'uomo, arricchendoli con grazia, finezza, cercando di vivere la propria unicità, partecipando e nello stesso tempo distaccandosi, guardando dall'alto. Sta qui, con noi, e il suo qui è anche il nostro. E il suo ora è il distacco di chi ha fortemente sofferto il dolore di un popolo, un dolore che partecipa con quello del popolo, a quello della gente. Lo vive in carne ed ossa, parla della gente, delle persone in carne ed ossa, non come un concetto astratto. Preferisco me, che vuol bene alla gente, a me che amo l'umanità, dice. Ci dice che l'isola qui è ovunque una delle verità universali. È distaccata, ironica, ma il distacco buddista, come il distacco cristiano, in genere avviene dopo una lunga elaborazione del dolore. L'umanità è un'astrazione, è l'uomo quello che sta vicino a me. Se io sento lui in me, il suo dolore è il mio e io non posso essere solo io, mai più. L'altro con me è l'uomo che non fa la storia, ma la subisce. È l'uomo che vede passare le guerre, le ideologie, le perversioni di un potere che cambia i suoi nomi, ma conserva la sua schizofrenia. Perché l'uomo che è separato dall'uomo sarà sempre schizofrenico e allora riempirà con cannonate, a suon di proclami, di potere la sua alienazione e tenderà a schiacciare gli altri per essere sempre di più in un delirio continuo di non riconoscimento. Perché il riconoscimento di noi stessi passa attraverso il riconoscimento degli altri, dei diversi, dello straniero. L'io deve essere il noi, oppure non c'è più nemmeno l'io. C'è un modo di essere poeta che si pone su questo livello e allora colui che non fa storia, la virgola, quella dimenticata, trascurata, può diventare storia. Si parla per lei di minimalismo metafisico e di semplicità ironica, però semplicità non è pochezza. La pochezza appartiene al mondo del superficiale, dell'infantile, dell'ignaro. E invece vedere la complessità del mondo con occhio essenziale è un'altra cosa. C'è un parlare qui e ora che apre un parlare altro e solo chi è molto aperto può avvertirlo. Per chi non è pronto a questo ascolto, la possibilità muore. Resta solo una parola troppo semplice. L'essenzialità della Szymborska crea effetti del cuore verde, dell'intelligenza fine, del cuore intelligente, che comprende ma anche partecipa, e questo non è poco. Il poeta qualche volta riesce ad aprire un'altra comprensione, un'altra percezione della verità, ma bisogna essere molto sottili per capirlo, bisogna essere pronti. La poesia è sensibilità, percezione, suono. La vibrazione è molto importante perché crea altra vibrazione. Nella prosa può esserci tutto, anche poesia,
Ma nella poesia deve esserci solo poesia. Con lei siamo nel mondo dei suoni anima, non in quello delle parole ideografiche o delle immagini rappresentative. Cioè dire, le sue parole sono, non rappresentano cose in maniera asettica. Il suono di uno strumento non è solo l'umore, è una linea dell'essere, è un'espressione del vivere, una tonalità dell'anima. E allora c'è della politica anche nel modo di fare poesia, nel modo di resistere sottilmente alla grossolanità, nel modo di fare ironia o di farsi schermo contro la violenza. Insieme di compiere delle scelte che vadano dalla parte giusta, che siano per l'uomo e non contro l'uomo, che si associno agli umili e ai sofferenti. C'è politica anche nel modo di vivere la religione senza esibirla, come afflato di vita. C'è politica nello stare appartati ma vigili, amici dei nostri amici, e anche in un mondo prigioniero restare liberi dentro, vigili, resistenti. Preferisco una bontà avveduta a quella credulona. Le poesie della Zimbowska sono minimali, ironiche, filosofiche, come è stato scritto, non lo so. Aprono però porte dell'intelletto, evitano i lacci della mente, rivelano l'essenza del cuore. La poesia, come la religione, deve essere trasformativa, anche l'unica trasformazione che dobbiamo considerare dopo i fallimenti della volontà, le disillusioni del sesso, gli inganni della ragione, è in qualche modo la trasformazione del cuore. Solo il cuore ormai, dopo tante battaglie andate a male, può restituirci un atto di dignità. E la poesia della Zimbowska è una poesia pulita, nitida. Usa parole quotidiane, le parole delle cose. Pascoli fu poeta delle piccole cose, ma qui c'è un'altra preziosità, un'altra dignità, semplicità, profondità, meditazione, calma interiore. Quello che viene al saggio quando ha lungamente meditato sul dolore. Ci sono anime che vedono tutto e sentono tutto, ma sono entrate profondamente in se stesse, hanno assunto un altro sguardo, una sensibilità lucida e sottile, la serenità di chi ha molto visto e molto sentito, ma ha innalzato il cuore saggio al di sopra della sofferenza e del dolore. E lei ha questo sguardo fermo, sottile, armonioso, la signora Mite, fuori del tempo e insieme dentro il tempo. I grandi numeri non la sconvolgono. 4 miliardi di persone su questa terra e la mia immaginazione è uguale a prima. Se la cava male con i grandi numeri. Continua a commuoverla solo la singolarità. Le persone che incontriamo, la piccola cosa in cui ci imbattiamo, questo è il segreto del mondo. A chi la guarda con occhio caldo e partecipativo, ogni cosa comune è prodigiosa, commuove nella sua singolarità. È vera, è la vita, l'unicum delle piccole cose. Il potere non commuove, non ha unicità, esso è ripetitivo, fagocitante, distrugge quell'unicum che sei, non è vita, è contro la vita. I più grandi tra gli uomini hanno rispetto per la vita nella sua più piccola parte, ma non è facile in questi tempi dove essa fa parte della retorica. Però qualcuno può permettersi di essere semplice e di fare a meno dell'orgoglio, delle passioni, dell'egocentrismo e del melodramma. È sempre colui che, distaccato dal proprio ego, ha più umanità perché è meno io e più tutti. Ha il dono del sorriso, un sorriso che non è inconsapevole, ma compassionevole, partecipante, gentile, lievemente distaccato. È sopra se stesso per essere più nel mondo. Per essere mondo, chiedo scusa a tutto di non poter essere ovunque. Chiedo scusa a tutti di non poter essere ognuno. Il mondo non lo si vive nel salotto dell'ostentazione, nel teatro dell'orgoglio o nel mercato dell'avere, lo si vive nel cuore, che è un altro livello, il livello più profondo dell'oceano, dove si raggiunge la pace, dove non siamo più isole ma continenti. Il mondo non vuole essere salvato, vuole solo essere protagonista e ogni tanto fa finta di commuoversi su un piccolo caso, poi torna a scorrere sfrenatamente. Hanno scoperto una nuova stella. Ma non vuol dire che vi sia più luce, è qualcosa che prima mancava. Una stella senza conseguenze, influente sul tempo, la moda, l'esito del match, il governo, le entrate, la crisi dei valori. Diffidare della grandiosità anche nei sentimenti, la sua compassione non è mai viscerale, la pena è pulita e distaccata, leggera anche se saggia, così anche la sua parola è lieve, senza ostentazione, parola senza potere, parola
di valore. Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori. Non prendertela male, Limbas, prendo a prestito parole patetiche per poi, a stento, farle sembrare leggere. Ma se invece siamo complessi, ti sarà difficile capire questa leggerezza, perché essa è il dato finale, la conquista. La leggerezza è la grazia dell'arte. Calvino ha scritto un saggio sulla leggerezza. Giotto traccia una O perfetta con un solo tratto della mano, ma nessuno lo comprende. Leonardo racchiude un enigma in un sorriso. La leggerezza è semplice, inesplicabile. Ma prima che la penna scriva, occorre che l'anima veda. E l'anima può vedere soltanto quando ci si è depurata dalle scorie e si è arrivata alla semplicità della luce. Solo dopo lunga fatica l'anima può brillare. E la sua luce non è la luce dell'accrescimento, ma dell'eliminazione. Solo quando saremo di meno saremo di più. Solo quando l'ego sarà limitato saremo noi. Vivere è il faticoso processo di ritorno dal particolare all'universale. Quanto più lasceremo le scorie dell'egoismo, tanto più diverremo semplici ed essenziali e ci apriremo alla comprensione e alla compassione. La parola, allora, è segno di ciò che si è e si fa rarefatta, sospesa, preziosa. Si rivela nel minimo dei mezzi, ma la semplicità filosofica, il sentire partecipante, non sono doti native, sono il frutto di una grande elaborazione culturale ed umana, un lavoro della mente unita a un lavoro dell'anima. La cultura di questa donna è vasta e profonda, la sua mente è fine e sottile, il suo cuore è saggio. Essa non mira all'effetto, ma al senso. E il senso è il bagliore di un lampo che illumina la notte della psiche. Il senso non è più nell'assoluto, è nelle piccole cose, come specchio dell'intero. È la vita, dunque, può essere dubbio, ma mai scetticismo totale. Preferisco considerare persino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione, dice. Non ci sono cose piccole o grandi, ma c'è solo la vita e la nostra capacità di saperla cogliere, comunque la si guarda. Piccolo e grande sono proiezioni dello sguardo, errori di valutazione e trovare grandezza nelle cose minimali, nel quotidiano. Questo è l'opera di saggi, perché solo lì possiamo manifestare quanto valga il nostro rispetto alla vita e dunque il nostro essere vivi. Mi meraviglio io stessa quanto poco di me sia rimasto. Un essere singolo temporaneamente fra il genere umano, che ieri in tram ha perduto soltanto un ombrello. Il santo, il bambino, l'artista, il saggio, il poeta possono avere questi modi di guardare alla vita. Stupore, partecipazione, compassione, pena e sorriso, insieme all'ironia che ci salva dalla presunzione. Sono modi che non coinvolgono la volontà, i sensi o la mente, sono i modi del cuore. Dov'è il mio potere sulle parole? Le parole sono colate sul fondo di una lacrima. La sua protesta è sottile, ferma, vibrante. È insieme composta, con un linguaggio spoglio mai ricercato. Ha di fronte il potere, ma i poteri passeranno e la verità resterà. Da questo bisogna cominciare, dal cielo. Finestra senza parapetto, senza intelaiatura, senza vetri. Un'apertura e nulla oltre. Solo amplitudine. Non devo attendere una notte serena né alzare la testa per osservare il cielo. Il cielo l'ho dietro le spalle, sotto braccio e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva da sotto. Dividendo il cielo dalla terra non si pensa in modo appropriato a questa totalità. È solo un modo per vivere presso un indirizzo più esatto, più facile da trovare se dovessero cercarmi. I miei segni particolari sono l'estasi e la disperazione. Non vogliamo più profeti o uomini della provvidenza o eroi del destino o salvatori della patria. Se il mondo sarà salvato, non sarà da queste nuove bocche pronte a divorarlo e a vomitarlo distrutto. Lo salveremo noi tutti, noi gente comune, dal nome che nessuno conosce, noi dalle nostre piccole case, dai nostri destini legati, dai nostri cuori infelici. È la storia stessa che ci fa dire basta. È lo spettacolo penoso del mondo che si arrotola sempre negli stessi errori e ripete sempre le stesse atrocità. Essere semplice oggi non è solo difficile, è eroico, ma è l'unica via che ci resta per salvarci dall'omologazione, dalla massificazione, dal mercato, dagli autoritarismi del potere. Se l'uomo non torna a essere giustamente umano, dopo tanti cattivi modi di essere umani,
se non riuscirà a vedere un valore nella semplicità là dove non c'è altro che ostentazione, e non riprenderà ad amare il suo quotidiano là dove l'uomo errato cerca solo il sovrumano, se non imparerà a sentirsi partecipe e dolente, insieme non travolto, resistente ma non vinto, uomo tra uomini, uomo insieme a tutti gli altri uomini. Se non tornerà ad esprimere il sorriso della pace, il calore del rispetto, e non cercherà di salvarsi con l'autoironia, noi, tutti noi, non avremo speranza. La Zimbosca è un simbolo, è un monito. Chi ci vede ancora solo qualcosa di piccolo e perciò stesso di modesto deve fare ancora molto cammino. Quando il male trionfa, il bene si cela. Quando il bene si mostra, il male attende nascosto. Nessuno dei due può vincere o allontanarsi a una distanza definitiva. La gioia è sempre pensosa, ma la disperazione va sorretta. Doveva essere il migliore degli altri, il nostro XX secolo non farà più a tempo a dimostrarlo. Ci si doveva avviare verso la primavera, la felicità, tra l'altro. Dio doveva finalmente credere nell'uomo, buono e forte. Ma il buono e il forte restano due esseri distanti. C'è un dolore sottile tutto intorno. Tutta la Polonia, tutta l'Europa, tutta la storia hanno il peso di questo dolore. Come si sanerà questo malessere? Dove troveremo la conciliazione? Chi ci darà la vita, forza del vivere? Nulla è cambiato. Il corpo prova dolore. Deve mangiare, respirare e dormire. Nulla è cambiato. Il corpo trema come tremava prima e dopo la fondazione di Roma. Le torture c'erano e ci sono. Solo la terra è più piccola e qualunque cosa accada è come dietro la porta. L'anima vaga, sparisce, ritorna, si riavvicina, si riallontana. Mentre il corpo c'è e c'è e c'è e non trova riparo. Vivere è un grande atto di resistenza che si consuma nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle relazioni, nei pensieri, negli atti di volontà, nel respiro, nelle nostre pupille incupite. Le nostre pupille incupite devono trovare il breve tratto di prospettiva che consenta ancora la vista, la voce arrocchita deve trovare la frequenza che renda possibile la comunicazione. Il cuore che lotta costantemente con ciò che lo attanaglia deve avere un suo spazio di possibilità per battere né troppo piano né troppo forte, in una precaria posizione di equilibrio, nella consapevolezza che siamo mischiati all'insieme, nella speranza di far parte di ciò che cambia sottilmente in me. Nessun giorno è simile al precedente. Non due notti ti insegnano cos'è la felicità esattamente, nello stesso modo, con gli stessi baci. Siamo figli dell'epoca, l'epoca è politica. Tutte le tue, le nostre, le vostre, faccende diurne e notturne sono faccende politiche. Che ti piaccia o no, i tuoi geni hanno un passato politico, la tua pelle una sfumatura politica, i tuoi occhi un aspetto politico. Ciò di cui parli ha una risonanza, ciò di cui taci ha una valenza, in un modo o nell'altro politica. Perfino per campi, per boschi, fai passi politici su uno sfondo politico. Non devi neppure essere una creatura umana per acquistare un significato politico. Basta che tu sia petrolio, mangimi arricchito, materiale riciclabile. O anche il tavolo delle trattative, sulla cui forma si è disputato per mesi, se negoziare sulla vita, la morte, intorno a un tavolo rotondo o quadrato. Intanto la gente moriva, gli animali crepavano, le case bruciavano, i campi inselvatichivano, come nelle epoche remote e meno politiche. E allora, in ogni istante, sia o non sia la fine del millennio, il naufrago va salvato, il bambino sarà fatto nascere, il senza terra dovrà trovare un nuovo approdo. La stella sarà ancora scoperta, il cielo si aprirà, tutto qui, ora, e nella nostra vita ci sarà un mondo nuovo, fatto da noi come prima nessun mondo è stato fatto da tutti. Ma dobbiamo essere lucidi e non illusi, perché le illusioni hanno prodotto fin troppa rovina. Si deve essere lucidi e non tremare, e anche occorre non vedere troppo oltre per non vacillare. Alla nascita di un bimbo, il mondo non è mai pronto. Purché il parto sia lieve e il bimbo cresca sano, possa essere talvolta felice e scavalcare gli abissi, che abbia un cuore capace di resistere, l'intelletto vigile e lungimirante, ma non così lungimirante da vedere il futuro. Risparmiatevi questo dono, o potenze celesti. Andiamo così per il mondo. Chi siamo? Chi sei? Chi siamo in quanto esistiamo nel mondo? È finito il lavoro di questa vita?
A lui ci presenteremo, ognuno col suo curriculum. Scrivere un curriculum. Che cos'è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda allegare un curriculum. Così la storia è trita tra gli uomini. Eppure ogni foglio e ogni parola su ogni foglio è come se fosse stata scritta per l'eternità. Non c'è vita che almeno per un attimo non sia immortale. La morte è sempre in ritardo di quell'attimo. Invano scuote la maniglia di una porta invisibile. A nessuno può sottrarre il tempo raggiunto.